Accolta la chiamata alla responsabilità civile per i principali imputati e costituita parte civile solo per Servizi Italia e ASL Pescara. Questo quanto stabilito a conclusione della prima udienza preliminare stamani in Tribunale Pescara davanti al gruppo Giovanni De Renzis riguardo al primo filone d'inchiesta su alcuni appalti, secondo il PM Andrea Di Giovanni, pilotati alla ASL. Lo scandalo scoppiò nell'estate del 2022 con ben 5 misure cautelari, tra cui il noto imprenditore Vincenzo Marinelli. Ma dallo sviluppo delle indagini sono risultati 30 gli indagati sui quali si dovrà decidere per l'eventuale rinvio a giudizio. Tra questi anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l'ex sottosegretario di Stato e imprenditrice Federica Chiavaroli, oltre ad altri imprenditori, dirigenti ASL. Le ipotesi di reato vanno dalla corruzione alla turbativa d'asta. Al centro delle attenzioni della Procura alcuni appalti dirottati su società amiche nella fornitura di diversi servizi di carattere sanitario. Alcuni avvocati hanno annunciato la richiesta di accorpamento dei procedimenti, visto che ci sono anche altri filoni aperti, almeno per quel che riguarda i principali imputati. Prossima udienza è il 22 dicembre alle 9:30.